a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare della Rock Rider XC100S. Bicicletta che anche lei sono riuscito a testare un bel po'. Se non l'avete ancora visto, poco fa ho fatto un piccolo vlog con questa bici per farvi vedere cosa c'è dietro ad un video recensione. Spero che vi sia piaciuto. Se non siete andati a vederlo, vi consiglio di andare a darci un'occhiata perché secondo me è molto carino e tutte le riprese che poi vedrete durante questo video sono state realizzate facendo quello. Vi consiglio di andare a darci un'occhiata qui in alto a destra o a sinistra, vi lascio la scheda, poi sarà consigliato anche a fine video, ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere nel dettaglio questa Rock Rider XC100S. Andiamo a vedere una bicicletta in alluminio, possiamo definirla anche bicicletta entry level per iniziare ad andare in mountain bike, e grazie alla sospensione posteriore che dopo nomineremo molte volte ci consente di andare a fare un bel po' di percorsi, ci consente se siamo all'inizio a sbagliare di più e a guidare più facilmente. Come ho appena detto, il telaio è in alluminio, composto da alluminio 6061 e 6013. Il telaio è abbastanza pesante perché, essendo in alluminio, in taglia S pesa 2,58 kg. Stiamo comunque parlando di una bicicletta con due ammortizzatori e quindi, per essere in alluminio, diciamo un peso anche giustificato. Come ho appena detto, abbiamo due ammortizzatori da 120 mm. All'anteriore troviamo una forcella ad aria Manitou Marcor e posteriormente troviamo un ammortizzatore sempre Manitou Radium Expert, creato appositamente per questa bicicletta. Per andare a bloccare gli ammortizzatori troviamo sempre il classico comando Combo Lock, che in questo caso ha tre combinazioni, ovvero quella bloccata, blocchiamo la forcella sia anteriore che l'ammortizzatore posteriore, abbiamo una combinazione intermedia che quindi l'anteriore e il posteriore non lavorano del tutto, molto comoda nei pezzi di fuoristrada dove non ci sono particolari ostacoli, e poi abbiamo l'ultima combinazione dove l'anteriore e il posteriore sono completamente aperti, dove bisogna guidare in questo caso. Sono stato stupito da questi ammortizzatori sia l'anteriore che il posteriore, perché l'anteriore è stato molto comodo. È una forcella comunque di gamma non tanto alta e quindi prima di provarla non avevo tante aspettative, e invece poi andandola a provare mi sono dovuto ricredere. Stessa cosa per il posteriore, dovuto anche al carro che è molto rigido quando lo andiamo ad utilizzare. Questa cosa mi ha veramente stupito per il motivo che ho detto prima, perché si sta parlando comunque di ammortizzatori di gamma non tanto alta e devo dire che lavorano veramente molto bene. Il posteriore, quando affrontavo comunque dei pezzi in salita dove dovevo guidare, dove comunque per terra era molto sconnesso, riusciva a copiare molto bene il terreno, e quando comunque dovevo alzarmi i piedi sui pedali, quando volevo spingere, rimaneva molto rigida la bici, e questa devo dire che è stata una gran sorpresa. Nei pezzi invece dove dovevo guidare, dove c'erano delle asperità nel terreno, riusciva a copiare molto bene. Troviamo un cambio SRAM NX a 12 velocità con una guarnitura anteriore da 34 denti SRAM NX. Si possono andare a montare senza problemi delle guarniture dal 30 al 36 rispetto al GX, che abbiamo praticamente sempre visto in tutte le mountain bike che sono andate a provare. È leggermente meno preciso, ma stiamo comunque parlando di un cambio economico di SRAM e devo dire che comunque fa molto bene il suo lavoro. Posteriormente troviamo una cassetta SRAM NX sempre da 11,50 che ci consente di andare praticamente ovunque. Anche qua, se non siamo tanto allenati, se siamo all'inizio, potete anche prendere in considerazione di andare a cambiare il 34 anteriore e sostituirlo con un 32. Come il cambio SRAM, anche in questo caso troviamo dei freni SRAM Level. Anteriormente abbiamo un 180 e posteriormente abbiamo un 160. Seppur è un freno che conosco molto bene, sono riuscito ad andare a testarli
diciamo, al limite. Vi lascio qua una piccola clip dove ho rischiato più di una volta di cadere nel giro di 200 metri in discesa, siccome era bagnata, c'erano tante radici bagnate, tanti sassi bagnati, tanto fango, e alla fine mi sono comunque riuscito a salvare, che stavo facendo un drittone, e grazie ai freni che frenano molto bene. Questo anche dovuto al disco da 180 mm all'anteriore. Le ruote che sono state montate anche in questo caso sono le Sunringle Duroc con canale esterno da 30 mm, ruote che sono abbastanza pesanti, ma devo dire che sono delle ruote molto resistenti, molto robuste, che fanno molto bene il suo lavoro. Ruote che sono già nastrate tubeless ready, quindi quando andiamo ad acquistare la bicicletta, una delle cose che consiglio anche in questo caso è andare a trasformarla subito in tubeless. Le ruote sono già nastrate, i copertoni che sono stati montati, gli Acheson Kraken da 2,3, sono copertoni tubeless ready. Prendiamo la valvola, prendiamo il liquido e la andiamo a convertire in tubeless, che è una delle cose che vi consiglio di fare subito, perché prima di tutto evitiamo le forature. Quando un piccolo spinon ci entra all'interno della camera, di solito si buca subito con il tubeless, evitiamo tutte queste forature che ci danno solo fastidio. Poi possiamo andare a mettere il copertone ad una pressione più bassa e questo ci farà guidare molto meglio la bici e la sentiamo anche più comoda e di conseguenza riusciamo a guidare molto meglio nei tratti più tecnici. I copertoni Acheson Kraken li ho trovati molto polivalenti, questa era la prima volta che li andavo a provare, ho avuto anche la fortuna di provarli sia col fango che con l'asciutto che con l'umido nel periodo che l'ho utilizzata e si è sempre comportata molto bene. Forse nel fango il dritto che vi ho fatto vedere poco fa può esserne la prova, non tengono tantissimo, ma in condizioni di umido anche leggermente bagnato e asciutto vanno molto bene, soprattutto scorrono molto bene e questa è una cosa da tenere in considerazione siccome sono montati di base sulla bicicletta. Troviamo un reggisella in questo caso in alluminio da 31,6, tutti i cavi passano esternamente, c'è anche la predisposizione per andare a mettere il reggisella telescopico, inizialmente passa sotto al telaio e in prossimità del carro posteriore troviamo un buchetto per andare a far infilare la guaina. Devo dire un sistema molto comodo per andare a fissare un reggisella telescopico che su questa bici può avere molto senso. Andiamo a vedere velocemente le geometrie di questo telaio, troviamo un angolo sterzo da 69 gradi, quindi un angolo non troppo aperto, e qui aprirei una piccola parentesi nel dirvi che con questa bicicletta comunque pensata per il cross country, quindi seppur a due ammortizzatori non possiamo o comunque non è consigliato di andare a fare discese troppo pericolose, e la conferma è anche l'angolo sterzo che non è tanto aperto perché troviamo un angolo da 69 gradi. Qui vi lascio comunque tutte le geometrie del telaio se volete andare a darci un'occhiata meglio. Altra cosa da tenere in considerazione su questa bicicletta, seppur io ve la sconsiglio, è che è compatibile con ruote da 27,5 e 27,5 plus. Secondo me comunque la miglior cosa per questa bicicletta rimane comunque con le ruote da 29, che vi consiglio di lasciare. E ora che abbiamo visto tutta la sua componentistica andiamo a vedere come mi sono trovato io. Come vi ho detto inizialmente non avevo enormi aspettative su questa bicicletta proprio perché è una bicicletta economica entry level per iniziare a praticare questo sport, ovvero la disciplina del cross country. Questa è una cosa da tenere in considerazione perché nel cross country facciamo tutti i tipi di terreno, dalla salita dura e tecnica alla discesa tranquilla, tecnica e viceversa, quindi dobbiamo trovare una bicicletta che comunque sia leggera, che scorre molto bene e che mi fa guidare molto bene. Devo dire che dopo il mio utilizzo ho trovato una bicicletta molto comoda, perfetta per chi vuole iniziare ad approcciarsi a questo sport. Tutto il telaio si sente che è stato studiato per avere una geometria molto comoda, difatti si sente il telaio che lavora molto bene, quando andiamo a guidare la bicicletta si guida molto facilmente. Questo è dovuto anche grazie all'ammortizzatore posteriore, ma anche a come è stato studiato il telaio, e utilizzandola questa cosa si sente. L'ho comunque trovata molto scorrevole nei pezzi di pianura,
sia su strada che ovviamente fuori strada, e questa è una cosa da tenere molto in considerazione. In salita è leggermente pesante, precompleta il suo peso è di 13,5 kg, ma è un compromesso che dobbiamo tenere in considerazione acquistando questa bicicletta, perché è una bicicletta economica per iniziare ad approcciarsi a questo sport. Seppur pesa un po' e facciamo leggermente più fatica in salita, nei pezzi più tecnici l'ammortizzatore posteriore ci dà più trazione, ci dà più comodità, e andando ad affrontare i pezzi in salita questa è una cosa che ci aiuta. Ah, non abbiamo parlato ancora di prezzi, ma questa bicicletta, attualmente che sto registrando il video, costa 1.449 euro, e per questo è da prendere in considerazione, perché per tutta la componentistica che ha, per come è stata montata, è da prendere in considerazione se state iniziando ad approcciarvi in questo mondo, se state pensando ad acquistare una bicicletta per iniziare ad andare fuori strada e non dovete fare nulla di troppo impegnativo. Questa bicicletta può essere perfetta per voi. Andiamo a vedere velocemente gli upgrade che si potrebbero fare. Come vi ho accennato prima, il reggisella telescopico è una delle cose che potete andare a montare, si monta molto facilmente con i cavi esterni, e alla fine andiamo a mettere il cavo interno al telaio tramite questo buchetto che si trova sotto al carro. Ovviamente, andando a montare un reggisella telescopico, ci possiamo divertire ancora di più nei pezzi da guidare e siamo ancora più comodi. Altre cose sinceramente non le andrei a toccare su questa bicicletta, perché per il prezzo che ha non vale la pena andare a spenderci ulteriori soldi per andarla a migliorare. Se non siete allenati, come vi ho detto prima, si può prendere in considerazione di andare a togliere la corona da 34 denti e andare a mettere un 32 o 30 denti anteriore, e andiamo a vedere a chi può essere consigliata. Bicicletta full economica con due ammortizzatori può essere perfetta per chi sta iniziando ad andare fuori strada e che magari vuole anche uscire con degli amici che praticano già questo sport, che vanno comunque forte, e quindi per essere più facilitati a seguirli, avendo l'ammortizzatore posteriore e magari con un reggisella telescopico, seppur sono alle prime armi, sono più facilitato nel seguirli. Poi ovviamente se siete alle prime armi fate comunque fatica a seguirli, ma questo è un vantaggio che avete in più, e che una bicicletta front come magari l'XC100S o 120, che potrebbero essere le alternative economiche da prendere, non vi possono dare, essendo rigide al posteriore, avendo una forcella da 100 mm all'anteriore. E se non avete le basi nel guidare, fate leggermente fatica. E spero che tutti questi consigli vi siano stati utili, e vi consiglio di dare un'occhiata qui sotto al mio canale Telegram Ciclismo Sconti, perché ogni giorno trovate degli sconti a tema bici, e se state ricercando qualche bicicletta da molto tempo potete trovare appena tornerà disponibile, e è gratuito, non vi costa niente. Andate a darci un'occhiata, e se non l'avete ancora fatto vi consiglio di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e se lo fate siete dei grandi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.